Buonasera e benvenuti al nostro TG che apriamo con la cronaca. Incidente mortale questo pomeriggio nelle vicinanze di Anghiari. Nello scontro con un'auto ha perduto la vita un motociclista. Tragedia della strada questo pomeriggio ad Anghiari, in via della Battaglia, dove un uomo di 40 anni, residente a Caprese Michelangelo, ha perduto la vita nello scontro con un'auto. Nella vettura viaggiavano tre persone. L'impatto è stato molto violento e il quarantenne è stato sbalzato a circa 30 metri di distanza, riportando ferite molto gravi. Sul posto sono intervenuti auto infermierizzate e ambulanza della Croce Rossa di San Sepolcro, elisoccorso Pegaso 2 e vigili del fuoco. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimare il ferito, l'uomo non è sopravvissuto. Per i rilievi presenti i carabinieri di Anghiari. Il tratto dove è accaduto l'incidente è diritto e la strada è quella che taglia la pianura tiberina da Anghiari verso San Sepolcro. Un incidente questo che ha turbato l'intera comunità dell'Alto Tevere. Ancora cronaca, telefona un'anziana signora presentandosi come ufficiale dei carabinieri, le racconta di un incidente stradale causato da un nipote e le chiede di pagare 6.000 euro di cauzione a un fantomatico avvocato per evitare che sia arrestato. È accaduto a Subiano. La donna, dopo aver risposto al telefono, ha ricevuto la visita del finto legale, complice del finto carabiniere, consegnandogli soldi e monili in oro. È stata una nipote, alla quale la signora ha descritto l'accaduto, a denunciare il fatto ai carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire ai due truffatori. I carabinieri ribadiscono che questa procedura è inconsueta e non praticata dalle forze dell'ordine e raccomandano di segnalarla al 112 o alla stazione dei carabinieri più vicina. Una camminata da Villa Severi all'Alpe di Poti per riscoprire la montagna cara agli aretini e per testimoniare la situazione di degrado nella quale adesso si trova. Fondazione Arezzo Wave Italia, Calcit e Associazione a Piede Libero hanno promosso l'iniziativa. È tornata per la sua terza edizione, Poti a Piedi, un evento per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla montagna di Arezzo, un tempo luogo di ritrovo molto frequentato e oggi invece abbandonata. Escursionisti attrezzati come si conviene sono partiti da Villa Severi per arrivare fin lassù, con alcune tappe di ristoro accompagnate da buona musica. Ma è molto carina la cosa, perché ci sono circa 200 persone che hanno fatto questo percorso, hanno trovato la musica per la prima volta quest'anno, abbiamo fatto un palco lungo 8 km, arriveremo a Poti dove ci sarà il concertone, ci sarà questo momento di buffet, di allegria con il Calcit di Arezzo e soprattutto questo messaggio, come vedrete, per cercare di far rivivere questa che è la nostra montagna, la montagna degli Aretini, e che purtroppo in questo momento è veramente messa male. Quindi questa è un'occasione per cercare di attrarre l'attenzione su questa cosa. Cioè, tutti si rendono conto veramente della situazione, che secondo noi non è neanche accettabile, perché, come ripeto, la gente gira comunque anche a livello personale e pericoli ci sono, perché gli immobili sono tutti cadenti. Un'immagine in fondo malinconica, pensando anche a quello che è stato Poti. Con un po' di buona volontà si potrebbe intanto recuperare la montagna, ovviamente senza pensare di fare alberghi o strutture di ricettive, però recuperare la montagna, mettere un pochino al posto, qualche panchina, qualche casottino di legno, in modo che se la gente viene quassù ha un punto di riferimento e un punto dove mettersi a sedere. Il Giro d'Italia passa una volta ogni tanto? Quando passa, hai visto, tutto funziona benissimo, tutto è pulito, tutto è bellissimo. Qui ci vorrebbe il Giro d'Italia tutti i giorni. Stava compiendo un'escursione nell'area naturalistica del Sasso di Simone, vicina a Sestino, quando ha perduto l'equilibrio cadendo dall'alto. Si tratta di un ragazzo emiliano romagnolo di 12 anni. Difficili soccorsi per i quali è stato necessario l'impiego del Pegaso 1 e il supporto del soccorso alpino toscano. Sul posto anche un'ambulanza della Misericordia di Sestino. Il bambino è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Bufalini di Cesena. È in programma domani, lunedì, a Cortona, l'Assemblea annuale di Confindustria Toscana Sud. Tema della riunione, i nuovi scenari e le prospettive per le imprese. Nuovi scenari e prospettive per le imprese, il titolo può apparire comune. In realtà fotografa con efficacia quella che è un'esigenza quanto mai attuale del mondo economico. Gli elementi di preoccupazione esistono anche alla luce della situazione internazionale ed è importante individuare una strategia comune per fronteggiarle. L'Assemblea annuale di Confindustria Toscana Sud si svolgerà lunedì 11 luglio al Centro Congressi Sant'Agostino a Cortona. La parte privata, riservata agli associati e dedicata agli adempimenti statutari, inizierà alle 16. Alle 17.30 avrà inizio la parte pubblica.
Si parlerà di nuovi scenari e prospettive per le imprese con Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana Sud, Carlo Alberto Maffè, docente all'Università Bocconi, Paolo Magri, vicepresidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Nicolao De Nobili, Morgan Private Bank Italia, Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria. L'evento sarà l'occasione per fare il punto sui nuovi scenari di sviluppo, anche alla luce della mutata incertezza del panorama internazionale e dell'impennata dei costi delle materie prime e dell'energia, argomenti che sono al centro del dibattito e sui quali la stessa Confindustria ha più volte sollecitato le forze politiche. Andiamo adesso a Ponticino, dove si è conclusa la festa provinciale e regionale delle Acri. Dibattiti, congressi e mostre hanno animato questa 3 giorni. Fra gli ospiti anche l'ex ministro Graziano Del Rio, che ha parlato soprattutto del futuro dei giovani. Un'occasione di ritrovo per le Acri, dove le iniziative hanno spaziato dall'approfondimento al confronto sulle principali tematiche di attualità, alla quale si sono uniti momenti di intrattenimento. La festa provinciale, patrocinata dai comuni di Laterina, Pergine, Valdarno e di Civitella, è stata ospitata dal Circolo di Ponticino in piazza Don Alcide Lazzari e quest'anno è tornata a essere unita alla festa regionale. Tra gli ospiti, l'ex ministro Graziano Del Rio. Abbiamo un paese purtroppo che invecchia, qui nascono pochi figli, ma soprattutto non dobbiamo fare in modo che i giovani vivano il nostro paese come un paese inospitale, che non li accoglie, che non dà loro opportunità. E i giovani sono quelli che devono ricostruire questo paese dopo la pandemia, dopo la guerra, perché questa è un'economia già di guerra, di sofferenza per tante famiglie, e quindi è affidato loro il compito della ricostruzione. Come i giovani del dopoguerra si rimboccarono le maniche con meno mezzi e riuscirono a far grande questo paese, speriamo che loro facciano lo stesso. E quale può essere una formula per coinvolgere i giovani? Beh, intanto fare in modo che il paese sia accogliente verso di loro, dando loro per esempio un lavoro stabile, non un lavoro precario. Questo è un primo tema. La sicurezza nel lavoro è importantissima, sapere di avere un lavoro stabile, sapere di avere la possibilità di essere giudicato secondo il tuo merito, la tua capacità, e non per amicizie o per diciamo perché vieni da una famiglia ricca e quindi magari riesci a essere ricco. Ma il paese deve ristabilire l'ascensore sociale, la speranza, cioè di diventare meglio di quello che si è. Ancora cronaca, vigili del fuoco di Montevarchi in azione in via dalla chiesa a Terranuova, dove un incendio ha interessato un annesso agricolo vicino a una casa. Sul posto sono accorsi i vigili con un mezzo e 5 operatori che hanno spento le fiamme prima che si estendessero all'abitazione vicina. La musica adesso, chiusura del Mengo Festival con Fabri Fibra, unica serata con biglietto di ingresso. E Fibra ha trascinato il pubblico con le sue rime più celebri ed è già tempo di bilanci in vista delle novità per le prossime edizioni. Questo è l'urlo della folla per Fabri Fibra, chiusura del Mengo 2022, un primo bilancio, un primissimo bilancio. Bilancio fantastico. Stava partendo l'ultimo pezzo, è meraviglioso, sold out, tantissime persone, serata incredibile, le altre sere bellissime, comunque differenti, tanti generi, tanti gruppi, tanti tempi molto bene, numeri pazzeschi, saremo vicino alle 50.000 presenze nonostante il giovedì il meteo non ci ha aiutato, però veramente bene, quindi edizione bellissima. Lo show del rapper ad Arezzo era la seconda tappa del suo tour estivo. Una scaletta di oltre un'ora con successi dei primi anni 2000 fino all'ultimo tormentone Propaganda. Una folla che ha cantato all'unisono le rime del rapper. Unica nota dolente, Fibra non si è concesso ai fan, ha lasciato il prato pochi minuti dopo la fine del concerto. Pensa già al dopo, con le varie polemiche più o meno in corso. Noi siamo pronti, l'evoluzione del festival è in corso, è chiaro che un passaggio tanto in avanti è complicato da gestire, si può fare ma c'è bisogno del sostegno delle istituzioni, delle fondazioni e del territorio, però la squadra del festival è in grado. Detto questo, il prato ci piace molto, quindi prevedere, pensare di rimanere potrebbe essere una bella cosa, vediamo che succederà. Anche nel prossimo servizio si parla di giovani, ma da una prospettiva diversa. Il Vescovo di Arezzo ha accolto un giovane per la sua ammissione agli ordini sacri, per la diocesi un momento importante guardando alle vocazioni.
Una diocesi, quella di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, con 37 preti della zona. Ma nella chiesa di Subiano un giovane, Andrea Falzini, ha fatto la sua prima ammissione agli ordini sacri, alla presenza del vescovo. Un vescovo che deve essere attento alle chiamate, ci ha detto. Io devo solo accorgermi quando i ragazzi sono chiamati dal Padre Eterno e vogliono rispondere, allora bisogna aiutarli tutto lì. Con discrezione, senza forzare nessuno. Qual è la parola che io ho usato stasera all'inizio? Libertà. E io sono molto amico della libertà. Ha usato anche una parola, a un certo punto quando è proprio iniziata, ha detto Andrea vorrebbe farsi prete, questo condizionale che è importante. E certo bisogna che maturi le sue decisioni con pazienza, con attenzione, sì, l'epoca dei preti inquadrati è infinite. Come è nata questa vocazione? È nata, diciamo, in maniera anche molto brusca, perché io non sarei mai voluto entrare in seminario, mai assolutamente, e infatti diciamo il mio sì è un po' cominciato con un grande no, e un grande no, però io cercavo sempre Dio nella mia vita. Anche dopo aver abbandonato la chiesa, dopo la cresima, come succede oggi con i giovani, no? Però ecco, non riuscivo mai a trovare quella pienezza, quella gioia che poi, grazie a aiutato San Francesco d'Assisi a ritrovare la fede, a avvicinarmi a Gesù, e soltanto lui mi ha fatto ritrovare questa pienezza di vita. Adesso il punto sulla situazione dei contagi. Sono 340 nuovi casi di Covid-19 nella provincia di Arezzo, a fronte di 1.334 tamponi effettuati. Le persone positive sono 2.493, mentre i guariti sono 163. Arezzo è il comune della provincia più interessato dai nuovi casi. Stabile la situazione all'ospedale San Donato, con 8 ricoverati in degenza Covid e 2 in terapia intensiva. Non si segnalano decessi. Andiamo adesso in Alto Tevere. D'asilo a strutture di assistenza per anziani non autosufficienti. L'immobile si trova ad Anghiari e presto inizieranno i lavori di ristrutturazione. Diventerà una struttura per l'accoglienza degli anziani non più autosufficienti. Con oltre 800.000 euro investiti, questo progetto vede protagonista l'ex asilo di Anghiari, oggetto dei lavori di riqualificazione e di rifunzionalizzazione degli spazi, di tecnologia domotica e di telemedicina. Il progetto prenderà il via entro il mese di luglio e l'obiettivo è quello di adattare l'immobile ad alloggio destinato all'abitare insieme per anziani non pienamente autosufficienti. Si tratta di un progetto davvero importante che darà un servizio nuovo non solo ad Anghiari ma all'intera vallata. È un intervento complesso che ha l'obiettivo di assicurare un modello che si sta via via affermando ovunque, soprattutto all'estero, per la massima autonomia delle persone con capacità ridotte. Gli anziani, grazie a questa nuova struttura, vivranno in un contesto alloggiativo autonomo, diverso dalle RSA, ma che tuttavia prevede la presa in carico da parte dei servizi sociosanitari. Gli amministratori anghiaresi nei giorni scorsi hanno fatto un sopralluogo ed è stato davvero bello rientrare all'interno di questi ambienti che, lo ricordiamo, erano quelli dell'ex asilo, rivivendo, soprattutto per chi lo aveva frequentato in altre epoche, emozioni e ricordi del passato. Andiamo adesso dalla Val Tiberina in Val d'Arno. È stata inaugurata a Pian di Scò la nuova Casa della Cultura, ospita la biblioteca comunale e una grande sala polivalente. Uno spazio dedicato alla lettura e alla socialità. Questa è la Casa della Cultura di Pian di Scò. Il nuovo complesso, realizzato dall'amministrazione comunale con fondi governativi previa demolizione della vecchia filarmonica, è stato costruito con materiali leggeri e struttura antisismica. L'edificio ospita la biblioteca comunale Ilaria Alpi, il fondo Peter Russell, donato dall'illustre poeta, nonché le molteplici attività culturali, sociali, giovanili, musicali e formative promosse dall'amministrazione e dalle numerose associazioni del territorio. Si tratta di una struttura, questa della Casa della Cultura, che si dimostra assolutamente all'avanguardia,
non solo dal punto di vista funzionale, ma anche di quello, diciamo, della qualità architettonica, in quanto insomma costruito anche sulla base di pregevoli materiali e nel rispetto della normativa ambientale. La nuova Casa della Cultura è composta su due livelli, con ascensore di accesso da Piazza Cuccoli, ed è completamente accessibile per le persone con disabilità. Al piano terra sono collocati il materiale librario della biblioteca, la reception, lo spazio per i bambini e per la lettura. Al primo piano si trova un'ampia sala polivalente. Si è tentato di dare una risposta a tante istanze territoriali che avevano un po' bisogno di un contenitore che fosse anche in una posizione centrale rispetto al capoluogo di Pian di Scò. Andiamo adesso dal Valdarno in Valdichiana. Al premio di teatro popolare Il Giogo a Montagnano, ospite di onore il direttore delle Gallerie degli Uffizi, E. Schmidt, che ha ricevuto il Giogo d'Argento nella serata conclusiva in cui ha trionfato la compagnia Il Carro di Corciano. Ospite d'onore della 31esima edizione del premio di teatro popolare Il Giogo a Montagnano, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, che ha visitato anche per la seconda volta Monte San Savino per l'occasione. Ecco, un momento in cui ha ricevuto un premio, Il Giogo d'Argento, ma anche ha potuto riscoprire nuovamente questo territorio, forse per future mostre. Sì, era veramente bello questo doppio appuntamento a Monte San Savino e poi a Montagnano, con la premiazione, non solo mia, ma soprattutto delle compagnie del teatro all'interno di questo festo. E sicuramente all'interno dell'iniziativa degli Uffizi Diffusi ci saranno delle occasioni in futuro di collaborare. Con il presidente dell'associazione culturale Il Giogo, Giulio Senzerini, quest'anno è tornata questa manifestazione attesissima, con un bel successo in termini anche di presenze in queste serate. Sì, siamo tornati dopo 2 anni di Covid, siamo ripartiti con un po' di fatica, ma siamo riusciti a mettere in piedi una rassegna completa, con tanti ospiti che sono venuti a trovarci, non ultimo il direttore Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi quest'oggi, e quindi siamo contenti, molto contenti. È un momento per incontrare questa comunità. Noi abbiamo già fatto alcuni incontri con questa comunità perché pensiamo che ha bisogno di maggiore attenzione, e per questi motivi abbiamo già messo in cantiere alcune opere da realizzare in questo posto. Oggi più che altro è stata una giornata piacevole, abbiamo conosciuto una persona splendida che è il direttore degli Uffizi, con il quale pensiamo e speriamo di poter instaurare un discorso anche in futuro per valorizzare ancora di più Monte San Savino. Ci spostiamo adesso al comprensorio del Trasimeno. Il lago Trasimeno, nonostante qualche problema legato alla poca acqua, rimane molto gettonato, soprattutto dagli stranieri, con gli americani che quest'anno sono tornati lungo le rive del lago di Annibale. Che sia Ed Sheeran, il noto cantante che ha scelto proprio il Trasimeno come sua residenza, o che sia altro, sta di fatto che il lago sta diventando davvero punto di riferimento non solo per tanti VIP, che poi si avventurano anche a visitare Cortona, Arezzo o le zone limitrofe, ma anche per tanti stranieri europei e tanti italiani che lo scelgono come meta di vacanza. D'accordo, l'acqua è poca, come segnalano gli operatori che insistono sul lago e anche la cooperativa dei pescatori, ma va anche detto che il lago Trasimeno ha davvero delle perle, sia come cittadine d'arte, sia come luoghi per potersi rilassare. Il fatto di quest'anno è anche la movida per giovanissimi. Castiglione del Lago in particolare ne attira molti anche da Arezzo. I numeri del turismo sono molto positivi e dunque il lago Trasimeno già da luglio può affrontare il periodo estivo in maniera abbastanza serena. Resta il problema dell'acqua, ma quello chiaramente è legato anche alle precipitazioni. Insomma, non sarà il cantante VIP, ma di sicuro il Trasimeno sta vivendo un'ottima stagione, numeri alla mano. In questa estate gli appuntamenti musicali hanno un rilievo importante, come per esempio quello a Casabruschi, un grande appuntamento quello con il trio Boccherini. Vediamo. Si va avanti con i concerti a Casabruschi e il prossimo è con il trio Boccherini.
Sì, che è uno dei gruppi da camera leader a livello mondiale, hanno appena inciso l'integrale dei tri di Beethoven e si presentano ad Arezzo, veramente una formazione di altissimo livello. Spesso e volentieri i gruppi da camera talvolta sono un po' improvvisati, magari abbiamo dei grandi solisti che si mettono insieme, ma non è un vero e proprio gruppo da camera. Questo è veramente un gruppo da camera a livello internazionale, tra l'altro sono tutte prime parti di orchestre importantissime come la Camerata di Salisburgo, oppure l'orchestra da camera di Berna o l'orchestra di Stoccolma, quindi veramente un livello stellare. E tra l'altro appunto portano ad Arezzo appunto in prima questo repertorio nuovo anche con Coda lì, che è un trio bellissimo, e il trio di Crass. Appuntamento? Appuntamento alla Casa Museo Ivan Bruschi, appunto in Corso Italia. Ci spostiamo in Alto Casentino, a Raggiolo. Raggiolo presenta il programma di eventi tra arte, cultura, musica, teatro e passeggiate. D'altronde il territorio si presta moltissimo all'effettuazione di passeggiate. Gli appuntamenti promossi dalla Brigata di Raggiolo prenderanno il via da domenica 17 luglio. 16 iniziative scandiranno l'estate di Raggiolo. Da domenica 17 luglio a sabato 24 settembre, il borgo casentinese diventerà infatti sede della rassegna Raggiolo Estate 2022, promossa dalla Brigata di Raggiolo insieme a numerosi artisti e associazioni del territorio. Un ricco calendario tra arte, cultura, musica, teatro e passeggiate, rivolto ad un pubblico di tutte le età. La prima data sul calendario, il 17 luglio, proporrà una giornata di orientamento, avventura ed esplorazione per tutta la famiglia, tra Quota e Raggiolo, mentre la vera novità sarà rappresentata dall'inserimento del borgo nel circuito del festival Naturalmente Pianoforte. Un'attenzione particolare sarà dedicata poi agli appuntamenti per i più piccoli, che partiranno da venerdì 5 agosto. Mentre sabato 6 si terrà la finale della nona edizione del concorso nazionale di letteratura comica Ridi Casentino, a cura dell'associazione Noi delle Scarpe Diverse. La settimana successiva sarà dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con racconti e spettacoli teatrali, mentre tra le nuove proposte di questo ricco calendario di eventi troviamo il trekking con Delitto, che si svolgerà domenica 28 agosto. Infine, sabato 24 settembre ci sarà l'ultimo appuntamento con i colloqui di Raggiolo per una giornata di studio su storia, arte e cultura locale. Avete visto come sono belle e suggestive queste immagini, anche riprese dall'alto. Questa sera sulla nostra emittente, subito dopo il TG delle 20:30, potrete assistere a Odeon a cura di Stefanella Baglioni e Fabrizio Radicchi e a seguire Blue Sport, settimanale dedicato alla motonautica. Bene, tutto per questa edizione del nostro TG, grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.